Buon pomeriggio, amici di Ternana Time, di Ternana News. E allora siamo a bordo campo, siamo tornati qui alla struttura dell'elite per così far visita alle ragazze della Ternana femminile che stanno effettuando appunto il loro allenamento. Hanno effettuato già l'attivazione ed ora stanno praticamente effettuando un riscaldamento per iniziare la seduta vera e propria. Ricordo che la Ternana femminile parteciperà al campionato di Serie B, una squadra nettamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, e quindi sono tutte ragazze nuove, ad eccezione di un paio della scorsa stagione, e magari poi andremo ad elencarle. Di sicuro c'è la Quirini e di sicuro c'è la Sacco, che erano praticamente facevano parte dell'organico della scorsa stagione. Bene, quindi siamo qui a Cascia, è caldo anche qui, anche se c'è un venticello che mitiga un po' quella che è la temperatura, diciamo, abbastanza sostenuta di Terni, della Conca, insomma, no? Siamo abbastanza, diciamo, in altura e quindi va tutto bene. E quindi se volete potete anche fare mandare i vostri messaggi. Noi effettueremo naturalmente delle immagini, delle foto e poi praticamente nel dopo allenamento effettueremo anche delle interviste che vi faremo ascoltare poi successivamente. Queste sono le ragazze appunto della Ternana femminile che sono allenate da Fabio Melillo, una partecipazione, ma diciamo dei trascorsi importanti con la Roma Primavera, ha vinto diversi scudetti, quindi si affida la Ternana questa a due o tre gruppi, diciamo, importanti, quello della Pink Bari, quello del Sassuolo, quella della Roma. Quindi sono delle ragazze che hanno anche una certa esperienza, tra di loro c'è anche chi ha indossato anche la maglia della nazionale, per cui credo che da questo punto di vista c'è da dire che è stato fatto un lavoro capillare per cercare appunto di allestire una rosa adeguata per militare appunto in questo campionato, un campionato direi sicuramente difficile. Dobbiamo dirvi che nell'altro campo ci sono i giovani del Campidello ad effettuare le esercitazioni e quindi anche loro sono in ritiro per qualche giorno proprio per prepararsi alle fatiche del campionato. Possiamo dirvi intanto i nomi delle ragazze che formano praticamente la rosa fino a questo momento. Possiamo iniziare dalla Anselmi per passare alla Biancarini, Bianchini, Castellani, De Angelis, Di Calisto, La Dosi, La Felici, La Filipponi, Manfredi, Monarca, Moretti e poi via via insomma tutte le altre dello schieramento. Poi magari mi sto organizzando, quindi considerate che siamo arrivati da pochissimo e ci stiamo appunto organizzando per andare a così a mostrarvi le immagini di questo allenamento. Un campionato sicuramente molto difficile, quello della Serie B, però ci sono delle ragazze che hanno un'esperienza di categoria di Serie B, ma anche di Serie A, e questo sicuramente porta a migliorare quelli che sono anche gli obiettivi della società rossoverde. Direi che qui si lavora abbastanza bene perché la temperatura è quella ideale. Diamo un'inquadratura un po' più lontana con le ragazze.
età, non siamo simili a te. Cioè, non siamo diventati, siamo con la gamba già pronta. Lavorano e poi tirati, quindi la Olanda può lavorare.
che cazzo. Tanto mentre continuano praticamente le esercitazioni, Sergio Costa mi chiede informazioni su Donnarumma e su Pettinari. Voglio dire, ormai che cosa ne penso? Che ne penso? Purtroppo gli infortuni sono abbastanza seri, nel senso che non è che si risolvono in una settimana, e quindi la Ternana a questo problema sicuramente di sostituire sia Donnarumma che Pettinari. Ma purtroppo c'è un'altra notizia sicuramente non bella, perché la stessa problematica di Donnarumma l'ha accusata Martella nell'allenamento, appunto di l'ultimo allenamento, e lo stesso problema di Donnarumma, soltanto Donnarumma la coscia destra e Martella la coscia sinistra. Quindi per la Ternana contro la Regina si preannunciano delle assenze di sicuro, quindi non ci sarà Donnarumma, non ci sarà Pettinari, non ci sarà Martella, quindi Lucarelli dovrà praticamente un po' arrovellarsi il cervello per poter mettere in campo, trovare le sostituzioni praticamente ai due attaccanti, Donnarumma e Pettinari, e al terzino sinistro Martella. Agazzi invece, pur allenandosi in maniera differenziata, può tranquillamente giocare.
Dai spiri, dai spiri!
Beh, ricordiamo che queste sono le immagini del ritiro della Ternana femminile da Cascia. Vi avevamo detto in precedenza che vi avremmo aggiornato
aggiornati su quella che è un po' l'organigramma della squadra. Il tecnico è Fabio Melillo, dobbiamo dire che insomma direttrice generale è Isabella Cardone. E andiamo a vedere un po' le ragazze invece. E allora c'è Aldini, un attaccante, classe 2003. Awad Marian, un centrocampista, classe 1996. Poi c'è Ilaria Capitanelli, difensore, classe 2002. Francesca De Bona, classe 2003, è un portiere. Federica Di Criscio, uno dei nomi direi più noti di questa formazione, classe 93, difensore, esperienza appunto anche in nazionale. Poi Giulia Fusarpoli, una centrocampista, classe 1997. Poi c'è Katia Ghioc, classe 2002, un portiere. Francesca Imprezzabile, centrocampista 2001. Camilla Labate, difensore 1999. Poi c'è Greta Labianco, centrocampista 2004. Flavia Lombardo, 1997, centrocampista. Poi sono molte ragazze. Poi abbiamo Flavia Lombardo, classe 97, centrocampista. Marica Massimino, difensore, classe 2003. Andiamo ancora avanti. Eleonora Pacioni, classe 2002, difensore. Elisa Paparella, classe 2003, attaccante. Rebecca Querini, che è una delle poche confermate appunto in maglia rosso-verde, classe 2002, centrocampista. Timo Rangana, altra confermata, centrocampista, classe 2000. Sacco Enrica, classe 2002, portiere, confermata anche lei. Poi c'è Deborah Salvatori Rinaldi, classe 91, attaccante. Anastasia Spiridonidu, classe Giada Tarantino, attaccante. Aina Pallares Torres, centrocampista, classe 92. Infine Chiara Vigliucci, classe 2001, difensore. Poi abbiamo detto che ci sono delle un paio di situazioni praticamente ancora in ballo. C'è una ragazza straniera per la quale si attende appunto il visto. Questo è un po' l'organigramma a disposizione appunto del Fabio Melillo, che insomma parte sicuramente con i propositi di fare un campionato che possa soddisfare quelle che sono le aspettative del presidente Bandecchi. E quindi dovrebbe essere una formazione quindi agguerrita, il giusto mix fra giovani e meno giovani, le meno giovani con esperienza di categoria ma anche di categoria superiore, e con la maglia azzurra indossata in diverse occasioni. Quindi un po' l'organico dovrebbe essere appunto all'altezza della situazione. Tanto diciamo che si sono alternati in due gruppi le ragazze. Da una parte hanno fatto un po' una sorta di torello di esercitazioni, mentre le altre facevano una partitella, avete visto, con un campo dalle dimensioni ridotte. Questa è la prima parte praticamente della seduta, che ha fatto seguito all'attivazione che è stata portata avanti sotto il tendone. Qui c'è un tendone appunto dove ci sono anche gli attrezzi, e quindi una sorta di palestra che è alle nostre spalle. E dopodiché insomma c'è stata questa attivazione con l'alternanza, praticamente un gruppo che lavorava con il pallone in una partitella e l'altro gruppo invece che si alternava con una sorta di torello. Ora probabilmente ci sarà una partita forse a metà campo, perché vedo che le ragazze appunto stanno portando la porta verso la metà campo. C'è Leonardo Semeraro che mi chiede se verrà mandata in diretta la partita con l'Orvieto, nella partita amichevole.
Sinceramente, per quanto mi concerne, no, non so se ci saranno altre situazioni e altri emittenti magari che potranno farlo. Non so dirtelo, Leonardo. Dunque. Sempre Leonardo mi chiede se il 18 la prima giornata sarà al Gubbiotti. Credo di sì, si gioca al Gubbiotti. Comunque devo dire c'è una bella atmosfera. Ragazze, diciamo che disponibili ad applicare quelle che sono le direttive del preparatore atletico e dell'allenatore, dello staff tecnico diciamo composito, composto anche da diverse persone, quindi non si lascia nulla di intentato in casa della Ternana per cercare appunto di gettare le basi per un campionato importante. Queste sono un po' le immagini che vi arrivano direttamente dal ritiro di Cascia della Ternana femminile.
Francesca gioca la palla a Paparella. Paparella, fai 5 flessioni perché te per stai solo a dormire a sicurezza. Dai, giù. Ok, allora. Francesca, è mia. È mia cavalla nera. Poi capito. Se lei gioca lì, Paparella viene tu. Vai, cominciamo. Francesca, sei pronta? Mi pare chiaro che sono io che non parlo italiano. Mi pare chiaro che la colpa è mia. È rotta, vai Katia! Buona Katia! Gioco a Paparella, io decido che sovrapposizione. Se io gioco a Paparella non c'è sovrapposizione, mi metto qui a giocare, non la facciamo, c'è la palla, iniziamo un'altra azione. Se io sono nero e decido che c'è spazio per la sovrapposizione e mi muovo così, io gioco, quando mi muovo una viene a giocare qua perché deve venire a giocare con me. Normale, quello è un obiettivo, ma gioco normale.
carica. Arriva a letto mio nonno. Considera è morto nel 97. Mai la terza, vai! Forza, è una giocata preparata. Una ve ne stiamo chiedendo, la notte fai con rovesciato. Non è buona, è interrotta. Una per giocare ancora, non andare sull'uomo. Yeah.
Venezia. Siamo messe male anche col corpo e la postura. Forza, forza. No, 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 più, non c'è. Gira, gira. Una maricazzo. Ecco, gioco. Sono andati facili. Sono in diretta? Sì. Non lo sapevo. Sì, sì, bravo. No, lo condivido. Eh? Lo condivido. Sì, vabbè, ancora buona. Ancora buona. Ancora vediamo, spero. Ancora buona nera, eh? La rifanno, la rifanno, dai, fra!
Ancora quella di prima? No, è un'altra. Sì, ma non bello. Mi fa male perché. Brava! Dai, dai, dai! Falla forte! Falla forte! Brava! Ho messo qualcuno dopo? Dove si è messo a colto questa bella? No. Per qualche ragazza. Beh, faremo allenatore lei e una ragazza. E la ragazza della nazionale non c'è? Come si chiama? Che ho intervistato alcuni giorni. Di Brescia. Sì, c'è stato. Qual è? È il capitano. Questa ricetta è stata la mano. Prima due qui sulla sinistra. È la prima? È la prima. Ah. La riconoscevo nemmeno. I capelli lisci. Apposta. Punto non la riconoscevo. Hai belle immagini. Fa. Quasi la cardone la farei adesso, ma vantaggio, se no 7-20 la cardone, chiama cardone, adesso poi un attimo, mi dispiace, la faccio qui mentre stanno i ragazzi. Brava, 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 br
Questo potrebbe anche spegnere sta macchina, però. Scusa, eh. È il vostro? Scusa, c'è un girone. Adesso subito, credo! Grazie. Diciamo, l'allenamento si avvia un po' alla conclusione, siamo intorno ai 17 e 15 con l'attivazione, e ora si sta concludendo praticamente con questa partitella a metà campo. Siamo saliti appunto qui a Cascia, noi di Ternana Time, di Ternana News, proprio per una visita anche di cortesia, no? Verso delle ragazze, verso uno staff tecnico che sta appunto iniziando. Ha iniziato la preparazione in vista di quella che sarà la stagione del campionato appunto in Serie B, la prima stagione in Serie B della formazione rossoverde. Il campionato si preannuncia, come dicevamo prima, difficile. Ora ascolteremo anche un po' le impressioni sia del DG Isabella Cardone che dell'allenatore Fabio Merillo, per conoscere un po' le loro impressioni su questi primi giorni di preparazione, come stanno rispondendo le ragazze e se la rosa può essere definita al completo oppure c'è ancora da rivedere qualche cosa. Probabilmente i prossimi giorni ci diranno qualche cosa di più. Noi la chiudiamo qui questa diretta, però su Ternana Time domani andranno sicuramente pubblicate quelle che saranno le interviste che andremo a realizzare con Isabella Cardone, con il tecnico Melillo e con una o due ragazze appunto impegnate in questo ritiro all'Hotel Elite. Calcio di rigore intanto non è stato concesso, protestano da bordo campo. Naturalmente nel corso di un ritiro precampionato si scherza anche, abbiamo visto un'atmosfera anche abbastanza gioviale, no? Fra le varie ragazze, ma anche con il tecnico, e quando era il momento di scherzare ha scherzato, quando era il momento invece magari di fare le cose sul serio ha richiamato all'ordine proprio i ragazzi. Tanto per citare qualche cosa, ha spiegato dei movimenti, le ragazze a un certo punto non hanno capito e in diretta sono viste che hanno fatto delle flessioni. A un certo punto, all'ennesimo errore, le flessioni le ha fatte l'allenatore, perché dice: evidentemente è colpa mia che non mi sono fatto capire da voi ragazze. Quindi questa è un po' l'atmosfera che deve esserci anche in una fase delicata come quella del precampionato. Io, che sono Ivano Mari, vi ringrazio per la cortese attenzione, ringrazio tutti gli amici e niente, l'appuntamento è domani a Ternana Time per le interviste appunto con
i personaggi che vi avevo citato. Ricordo che il 18 mi sembra ci sia la, no, il 18 inizia il campionato, c'è un amichevole in programma il 22 mi sembra contro l'Orvieto, sabato o l'Orvieto, ecco vicino a me c'è una, vieni, è comodo di vicino, nel senso io, noi, io non la conosco per nome e cognome, so che è una ragazza che si sta da fare già dall'anno scorso, no? Al seguito della Terrana, e quindi insomma sa morte, vita e miracoli, è una delle poche confermate, voglio dire, della scorsa stagione. Io la pista della pista e tre giocatrici siamo state le uniche confermate, diciamo. Io sono Arianna Nannini e quest'anno mi occuperò appunto della dirigenza, e sì, abbiamo una neo promossa che quest'anno giocherà in Serie C. E se qualcuno vuole venire a vederci a Cascia, giochiamo qua alle 18, siete tutti benvenuti. E il campionato inizia il 18 settembre, giochiamo con il Ravenna, cercheremo di spostare la partita al 17, almeno ci vediamo anche noi il derby Ternana-Perugia. E l'11 settembre dovrebbe iniziare la Coppa Italia, quindi ci aspettiamo grandi cose. Come hai detto tu, sono ragazze comunque molto giovani, abbastanza, secondo me potremmo fare grandi cose. Sì, esatto, mi aspetto grandi cose. A posto. Veramente, con chi stiamo parlando? Ecco, magari ti do il microfono. No, vabbè, vabbè. Diciamo quindi, insomma, vi trovate bene qui, già c'era stata la prima squadra, quindi sì, sì, sono tutti molto cortesi, molto gentili, in hotel ci troviamo molto bene. Sì, abbiamo un fantastico magazziniere, Alberto, che la prima squadra ci ha gentilmente concesso, e siamo molto bene, sì, sì. Senti, una cosa, fisioterapista anche quest'anno? Sì, che... Federica Viola. Bene, sì, sì, dai, quest'anno sì, sono un po' stanche, fanno dal 2 agosto tutti allenamenti doppi, quindi il mister ci sta proprio dando sotto, e quest'anno avremo anche un altro appoggio, Annesi, con un'altra fisioterapista, quindi siamo ben due. Bene. Due ragazze. Allora, buon lavoro. Grazie. Grazie per la disponibilità. Vi aspettiamo sabato. Grazie. Grazie ad Arianna. Allora, con Arianna chiudiamo questo collegamento. Buona serata a tutti, grazie per la cortese attenzione, e credo che meriti l'attenzione sicuramente la Terrana femminile, a cui tiene moltissimo il presidente Bandecchi. Buonasera a tutti con Terrana Time e Terrana News.